Tutti vogliono essere amati. Vede? Qui avrà più spazio per la valigia. Grazie. Buon viaggio. Tutti vogliono innamorarsi. Ma non tutti sanno come seguire il proprio cuore. Essi rappresentano la sfida più dura per un cupido. Chiedo scusa, che cosa stai disegnando? Mi dispiace, ho una brutta abitudine. Ho davvero un'espressione così seria? Ora tocco a te. Che bello! Dove hai imparato a disegnare così bene? Quando ero piccolo volevo fare l'artista. Signori passeggeri, a causa di un problema meccanico, la partenza da Polignano a Mare subirà un ritardo. È possibile scendere dal treno. Il servizio riprenderà tra 4 ore. Questa è la mia fermata. Non vieni? Forse è meglio che io resti. Ok. Vai. È buffo. Il mondo non ama tanto gli amanti, quanto le storie d'amore. Aspetta! Sei venuto! Eri davvero preso da quel libro nel treno. Domani a Roma devo fare il test per entrare in quello che... E voi credo chiamate pre-med program? Vuoi diventare un dottore? Voglio far felici i miei. Sai la strada? Questa c'è ultra. Ma è rotta. È un portafortuna. Qualche volta è più importante avere fortuna che sapere dove si va. Sto cercando di catturare tutto. Vuoi provare? No, no. Dai, sei davvero bravo. Sono sicura che diventerai un ottimo dottore. Allora, dimmi, dopo dove vai? Non lo so, questo è il bello. Dove mi consigli di andare? Pazzo. È la prima volta che vado così lontano da casa. Sono molto bravo con gli addii. Allora non farlo. Per i tuoi test di domani.
I should go now quietly. E per i casi più difficili, tengo in serbo i segnali inequivocabili. Ci sono mille storie d'amore in attesa di accadere. Alcune hanno solo bisogno di un piccolo aiuto per trovare la loro strada. Un nome ed un cognome possono essere utili. Io sono Cupido, e questa è Cupidity.